Ciao amici di Radio UCI, sono Giulia e in questo Focus ci occupiamo delle pensioni del mese di giugno, con particolare riferimento ai pagamenti al cedolino e all'aumento delle minime che ancora non arriva. Le pensioni del mese di maggio saranno pagate a partire dal 1 giugno, sia in banca che in posta. Per chi ritira la pensione in contanti presso lo sportello postale potrebbe esserci il solito calendario preferenziale per cognome, ma con un piccolo ritardo. Infatti il 2 giugno è festa, di conseguenza il secondo giorno di pagamenti diventa a conti fatti il terzo. Come sempre però la turnazione può cambiare da comune a comune in base ai giorni di apertura dell'ufficio. Per quanto riguarda l'importo, invece, molti pensionati sanno già quanto riceveranno grazie a due strumenti: il dettaglio delle pensioni, che è comparso qualche giorno fa, ma soprattutto il cedolino delle pensioni, uno strumento fondamentale che serve a capire cosa agisce effettivamente sulla nostra pensione. In pratica, il riepilogo di tutte quelle tasse e quelle voci che dal lordo portano al netto. IRPEF mensile, addizionali comunali, regionali, così come eventuali conguagli rispetto al 2022. Come sempre, questa parte non interessa quelle forme di pensione assistenziale o comunque esenti IRPEF, come ad esempio l'assegno sociale o l'assegno mensile di invalidità civile. Però quello che invece non c'è nel cedolino del mese di giugno è ancora una volta l'adeguamento delle pensioni al minimo. In altre parole, il discorso delle pensioni minime innalzate fino a massimo 572,74 euro per chi ha fino a 75 anni, fino a 599 euro per chi ne ha 75 o più. Ne abbiamo parlato nel dettaglio in passato. Insomma, l'attesa per i pensionati al minimo continua e continuerà a quanto pare almeno fino alla pensione del mese di luglio. Questo perché, anche se la circolare INPS di riferimento è stata pubblicata a inizio aprile, manca ancora un messaggio che confermi da quando effettivamente partiranno questi aumenti. Magra consolazione è che, a prescindere da quando arriveranno questi aumenti, saranno corrisposti anche gli eventuali arretrati a partire da gennaio 2023. Un'altra cosa che non manca è l'inizio del recupero degli importi aggiuntivi. Infatti INPS ha revocato la 14ª e l'importo aggiuntivo del 2019 per quei pensionati che non avevano comunicato i propri redditi per tempo. Attenzione, lo ripeto, non riguarda tutti i pensionati, ma solo quelli che hanno ricevuto 14ª e o l'importo aggiuntivo o bonus 155 euro per la prima volta nel 2019 e che non hanno presentato il modello RED o fatto una ricostituzione reddituale nei tempi stabiliti, nonostante i solleciti di INPS. Ne abbiamo parlato nel dettaglio in questo video. Questi recuperi riportati nei cedolini saranno rateizzati rispettivamente in 18 e 12 rate. Perciò, se ti dovessi trovare in questa situazione, ti consiglio di controllare la cosa con il tuo patronato di riferimento o direttamente con INPS, perché capita molto spesso che chi non abbia presentato il modello RED o la dichiarazione dei redditi per un anno non l'ha presentata neanche negli anni successivi. E detto questo, io ti ringrazio per aver guardato fin qui. Se il Focus ti è stato utile, lascia un like e noi ci vediamo nel prossimo video. Ciao! Radio UCI Focus.